Vieni Gioia che voglio prendere alcune cose al bar. Caterina, l'hai comprata un po' di foresta? Eccoci qua. Adesso vi spiego perché prima ho detto a Caterina che ha comprato un po' di foresta. E partiamo proprio dal caffè. Io qui davanti ho la bevanda liquida, la polvere e i chicchi dai quali viene prodotto il caffè. Il caffè è pregiatissimo, ma non so se sapevate che uno dei caffè più pregiati al mondo viene estratto, beh, guardate un po', proprio da qui. Cos'è questa, vi direte voi? Questa è una riproduzione di feci, quindi bambini di cacca, di elefante. Eh sì, il caffè più pregiato al mondo viene fatto ingerire sotto forma di bacche dall'elefante e poi la bacca, parzialmente digerita, recuperata proprio dalle sue feci. Il caffè è un prodotto di foresta, infatti è originario delle foreste africane. Eccola un altro po' di foresta. Caterina ha preso anche delle lattine. Le lattine altro non sono che fatte di alluminio e l'alluminio a sua volta viene estratto dalla bauxite. La bauxite è un materiale di cui è ricco il sottosuolo in aree di foresta e la sua estrazione porta a questi materiali che noi usiamo quotidianamente nelle nostre case. Se l'alluminio viene quindi estratto dalla bauxite, che a sua volta si trova nelle foreste, come possiamo noi aiutare le foreste tutti i giorni? Beh, possiamo farlo riciclando. Infatti l'alluminio è un materiale che può essere riciclato all'infinito senza mai perdere le sue caratteristiche. Continuiamo con i prodotti della foresta e siamo Gioia! Questa la so anche io! La carta, come ad esempio questi fogli oppure questa bustina, proviene dagli alberi e quando la acquistiamo dobbiamo controllare che provenga da una filiera controllata. Questi sono i loghi che dovete cercare e che vi garantiscono il rispetto della natura. Bene Caterina! Ben detto, ma adesso torniamo a un altro prodotto di foresta. Se vi ricordate, nel video di ieri io ho citato le caramelle. Eh sì, perché anche nelle caramelle gustose che piacciono a tutti noi è presente un po' di foresta. Come e perché soprattutto direte voi la foresta qui dentro? Sì, la foresta qui dentro c'è perché c'è la gomma arabica. Una gomma naturale prodotta dalle piante in seguito ad una ferita che viene ad essere rimarginata spontaneamente. Grazie alla gomma arabica, gli zuccheri presenti nelle caramelle non si addensano e la caramella resta gommosa. Anche qui allo zoo c'è chi mangia la gomma arabica, ovviamente non sotto forma di caramella, ma sotto forma di cristalli. E sto parlando di saimiri, tamarini e sachi dalla faccia bianca. Scimmie, la cui specie è originaria delle foreste tropicali del Sud America. Certo che Caterina, sei proprio fissata con questa foresta! Sì, mia cara, tu forse non lo sai, ma il tuo telefono è fatto di foresta, perché come tutti i dispositivi elettronici contiene coltan. Un minerale che viene estratto dal sottosuolo in aree forestali. Questo è un minerale molto importante e la sua raccolta provoca molta deforestazione nel mondo. Il coltan è contenuto ancora oggi in moltissimi dispositivi elettronici. Quindi quello che puoi fare, Caterina, questo, quando non lo usi più, non farai così, ma andrai a cercare un centro di raccolta, di recupero e riciclaggio. Caterina, parlare di foreste mi ha messo veramente fame. Guarda, sono portata qualche arachide. Oh, poi... grazie, sì.
Ma Gio, tu lo sapevi che le arachidi sono dei legumi che crescono sottoterra? Sottoterra? Sì, ma e non mi direi che anche questi magari vengono dalla foresta? E invece sì! Beh, oggi abbiamo fatto una buona dose di foresta. Possiamo proprio dire che la foresta è in mezzo a noi e in noi. Ma noi vi aspettiamo qui al Parco Zoo Falconara per tutti gli altri segreti e curiosità su questo meraviglioso mondo.